In occasione del 200° anniversario della nascita di Santa Paola Elisabetta, la nostra famiglia religiosa desidera questa sera offrirvi una serata di riflessione, di preghiera attraverso l'arte, la musica e le immagini. In collaborazione con Padre Gianmario Monza, con il coro di Voci Bianche e Nuove Armonie, diretto dalla maestra Cristina Belotti e di Sacri e Luminose di Andrea Tessimone. Perché abbiamo pensato di ricordare questo anniversario anche con una serata dedicata alla musica e all'arte? Beh, c'è un legame, un certo legame tra la storia di Santa Paola Elisabetta e la musica. La ragazza del Lucandato di Alzano ha studiato il canto e il pianoforte e i disegni. Suo marito Gaetano, che era musicista e amico di un noto musicista bergamasco, Simone Magno. Le memorie delle sue prime consorelle raccontano di aver ascoltato, nella notte della sua morte, suonare il fortepiano del palazzo nobiliare di Conte, senza poi trovare nessuno seduto fortepiano a suonare. Ma questo legame è ancora più profondo e ci rimanda ad un altro, quello tra la musica e la gioia intima del nostro cuore e del suo cuore, dopo che ha vissuto la trasformazione della sua vita ed è diventata madre di altri figli. C'è un passaggio di una lettera alla cognata Maddalena, che da poco era rimasta vedova. In questa lettera del 24 febbraio 1958, Santa Paola Elisabetta scrive: «Coraggio e spirito, mia cara, il Signore sia la vostra pace, il vostro tutto. Io pure mi trovavo nelle vostre circostanze, lo sapete, e più di tutti posso comprendervi e compatirvi, ma nello stesso tempo posso cantare per esperienza le misericordie dell'Altissimo». Questo suo passaggio che prende un salmo dalla Bibbia ci dice che quando i sentimenti sono grandi non basta il parlare, il cantare, il rappresentare attraverso l'arte li rende ancora più belli e ci permette di esprimerli. Avete il programma della serata che possiamo seguire. Come vedete, per l'elevazione si susseguiranno brani d'organo, brani eseguiti dal coro e testi di Santa Paola Elisabetta commentati artisticamente da Sabio Luminoso. Chiediamo il favore di silenziare i cellulari che possono non disturbare l'esecuzione e anche per mantenere un clima di riflessione chiediamo di concentrare gli applausi naturalmente all'inizio quando entra il coro, poi dopo un canto particolarmente animato che daremo il segnale e poi alla fine. Una buona visione, un buon ascolto, una buona meditazione. Thank you.
Yeah.
eccoci a te, o felice di te. Qui sorelle, entriamo rispettosamente in questo umile grotta, soggiorno del nuovo mondo. Non dimentichi, qui tutti hanno un numero acceso. Quando vi dà. Prostriamoci in silenzio un attimo in questo luogo, inviamo con esperto questi tre personaggi del cielo, e con la luce di quella bagnante splendore che per ogni parte illumina la cara cavata. Meditiamo attentamente quel testo di fare, qui succede, perché da questi tre miseri devono formare il loro soggetto, il suo essere sacramento. Quanto da primo per vicino a questo modo, povertà, povertà di anima, povertà di personaggi che pretendono seria a riconoscere, ad abbandonare la vita. Porta attenzione, ecco, lunghe pareti, porte aperte, armi pensanti, paglia umida, pavimento freddo. Ecco la prima povertà, ecco i primi esempi, le prime lezioni pratiche di questa creatura.
Thank you.
stabili mezzi, signore Miranda, onde per poter allevare una giovane insalta, brava e modesta, e poter così essere felice in questo mondo, con una coscienza tranquilla e sicura. Quella felice della una mia attitudine eterna. Amate tutti. Godrete la pace che è il dono più prezioso dello Spirito Santo. Questa è la maggiore ricchezza che il Signore vi possa concedere sopra la terra. Sarete sempre contenti, allegri, sani e robuste. Il lavoro non è mai quando lo si fa per persuadere le volenti. Oh, il piacere che si prova a respirare la creatura della mattina, l'ebbrezza della notte. Come il nostro cuore si porta con un grande dolore e sembra la nostra mente. I vostri effetti e questo passo diverso. Aprite il vostro cuore alla fede e alla gratitudine verso il Dio supremo che creò tanto e si creerà di più. Tutti per beneficio il fatto dell'uomo. Consacratevi tutti a lui, alla sua gloria, al suo servizio. Tutto vi sia di stimolo ad amare tutti. Signore di uccelli che cantano le mie linguaggi e le opere di Dio, che eccitano ad amare. Cambiate pure casa, occupazione, sistema, stato, ma non i vostri sentimenti, i vostri.
dalla bontà di Dio e dalle sue misericordie servite a dare la stima grande del perdono del battesimo, ad amarsi reciprocamente di là, nonostante i propri tempi, le proprie azioni. Aspettate ad abbracciarsi reciprocamente quando si è perduto e a domandarsi reciprocamente il perdono. Dio, ma che cosa può essere il sole, la giada e la pioggia al cuore della terra? Dio rigetta nel suo cospetto e rifusa i suoi limiti, le sue ispirazioni al cuore del mio Dio, ovvero scacciano dalla sua presenza quando lo troviamo. Vince, e rompete tutte le loro piccole avversioni, assuefate dall'animazione della loro volontà, così necessaria la pace. Dio bene e pensa bene di tutti, ne vogliate giudicare e non sarete giudicati. Perdonate tutto quello che Dio, quando si accusano e confessano con sincerità il loro atto e il loro errore, ma siate serena e rigorosa se trovate il loro errore, o fate odiare e vedete la lucina. Il proverbio dice, chi è giusto e chi è errato. La prima che cerca la concentrazione sarà sempre più dolce, la più saggia. Non state a guardare chi ha ragione o chi ha torto. Fate un pensiero e basta. Staremo presto a sentire le vostre cose che non c'è in tutto il mondo. Pensate a voi. Fate un po' di quello che volete in questo mondo di altri. Pensate al nostro giorno qua, quanto è poco. E per questa lunga parte, nonostante la ragione di questo davanti di la gente, ridia forse la sua ragazza. No, chi tanto, è sempre il primo a cercare. Basta solo che non sia il primo, che solo vi stende le braccia e vi perdona. Oh, il tuo padre, il tuo padre, il padre, il pianto. Non compresti anni, almeno abbiamo finalmente, in un bagliante punto.
ringraziamo di cuore di quelli che questa sera ci hanno intrattenuto in questo momento di preghiera, che è stata una preghiera e di impressione. Quando già male, il coro muove armonie diretto dalla maestra Cristina e sabbie luminose dello Stato di Andrea e Simone. Grazie, grazie. Ci avete fatto passare una serata molto bella, aprendoci il cuore a quello che la nostra donatrice ci ha lasciato da coltivare nella nostra vita.